Un saluto a tutti e benvenuti sul canale del Club La Scommessa in compagnia di Poker Probat e di Betrace. Oggi giocheremo un torneo abbastanza interessante. È un torneo a montepremi garantito con un buy-in di 10 euro. Il montepremi garantito è di 1500 euro. Apriamo la lobby del torneo e guardiamo un po' le caratteristiche. Per il momento sono iscritti soltanto 30 giocatori, dunque ci sarà tempo per l'iscrizione, anche perché c'è una registrazione tardiva di 130 minuti, dunque praticamente 2 ore e 10 minuti. Questi sono i montepremi provvisori, per il momento andranno a premi 6 persone, però non sarà così, dopo si iscriveranno parecchie persone, dunque di solito arriva sui 30-40 persone. Naturalmente, se il montepremi in base agli iscritti aumenterà, non sarà più di 1500, ma in proporzione al numero degli iscritti. La cosa buona è che sono disattivati i rebuy-in, praticamente è la possibilità di rientrare nel caso durante il torneo ci finiscano le chips. Dunque, di conseguenza, una volta usciti dal torneo non possiamo più rientrare. Ed è anche disattivato l'add-on, che sarebbe un aumento delle chips pagando la stessa quota di iscrizione una volta finita la registrazione tardiva. Allora, ci siamo iscritti al torneo. Il torneo è iniziato. Quale sarà la tua tattica iniziale? Ho già vinto la prima mano e sono su di 70 chips, quindi sono il primo in classifica. Complimenti, complimenti. Grazie. Quale sarà oggi la mia teoria? È un torneo di attesa, quindi aspettare le mani inizialmente buone per massimizzare le puntate. Bene, ottima scelta. Infatti anch'io farò la stessa cosa. Praticamente aspetterò delle mani abbastanza buone per poter aggredire gli avversari. Naturalmente adesso le puntate sono molto piccole rispetto allo stack, dunque di conseguenza sarebbe da sciocchi rilanciare tantissimo su dei piatti. E a volte si fa. E a volte lo fanno. a volte lo fanno. Allora, io ho una mano 8-6. Mi trovo in early position, dunque di conseguenza la vado a foldare. Tu invece cos'hai? 3-8, ma da bottone, quindi folderò una mano dopo ho visto 10 fish. Hai 3-8 a cuori, dunque hai deciso di entrare nel piatto, per poter, visto che sono una mano speculativa. Sì, certo. Nessuno ha rilanciato, dunque di conseguenza hai cercato di vedere il flop per poter massimizzare la mano. Queste sono la prima mano decente che ho avuto. Mi trovo sul bottone, vediamo cosa succede. Io rilancerei, visto che nessuno l'ha fatto. 3 bui. Mi ha collato. Mano io... interessante anche per me, 9-9. Ah, buono. Da big blind. E io vado di piatto, anche perché il piatto è basso. Vediamo cosa fa. Se al K mi... Ok, prima mano vincente. Che fai? Rilancerò di 3 bui. Essendo piccolo ancora il buio, cercheremo di non rilanciare troppo per non spaventare, quindi non aggredire troppo. Ovviamente è uscito un flop molto negativo. Molto negativo, praticamente più alte della mia coppia. Una, basta che il tuo avversario ha una carta di quelle e dunque, vedi, quel flop mi sarebbe stato utile a me, che ho avuto K10. Io mi trovo in early position, dunque di conseguenza entro aggredendo, anche se comunque non è una mano buona da giocare da posizione.
Ok, uno mi ha fatto call, ha puntato, potrebbe anche avere l'asso. Niente, non, dovrei puntare 35 per un piatto di 70. Potrei anche partire sotto se il mio avversario ha l'asso. Io, dunque, di conseguenza Giusta scelta. ho foldato. Io ho 7-5 da grande buio. Io sono stato spostato di tavolo, quindi mi trovo al tavolo numero 6. Allora, io faccio check. Ho preso un 7, però ci sono tre carte. Tre carte a quadri. Vediamo se faccio piatto. Tanto se. Ok, continua. Perfetto. Se il mio avversario a quadri ha fatto colore. Invece ha preso il 9 e dunque ha una coppia superiore alla mia. E dunque ho perso. Una mano ottima sempre da big blind, sempre Q e Jack a cuori, è un 3 Però bet da parte della posizione subito dopo la mia. Andremo a collare. c'hai una bilaterale. Hai preso una Oggetto di bilaterale scala. Andremo con tre quindi di colore. a fare un rilancio di 3 quarti del piatto. Ah, quello Visto qualcosa, dall'avversario. qualcosa ha preso. Esce la terza picca. Io intanto foldo. Abbiamo chiuso la scala, Una ma buona c'è un scala. buon progetto di colore E però dell'avversario. io direi di Faremo un andare, sì, un piatto. bel piatto, andare, almeno si va a tentare. Ok, non ce l'ha. Siamo arrivati alla nostra pausa. Interrompiamo qua questo video e ci vediamo al prossimo. Saluto da Poker Probat e E da. Betrace. Ciao!